In mare, su un veliero, tempesta, lampi, tuoni e fragore di mare. Noi siamo fatti con la stoffa degli suoni e questa vita piccerella nostra da suoni circondata, suoni eterni. Tu l'avevi mai vista a teatro? No, a teatro no, perché non sono di Roma. Dove l'hai vista? Per televisione, nelle sue commedie. Ti piaceva? Sì, molto. Perché ti piaceva? Perché faceva ridere. Siamo di fronte a tanti Luca Cupiello che fanno il presepio e si dimenticano quella che è una vita sociale, quello che è il progresso di una società e la necessità di partecipare. Questa era una delle sue costanti, mi pare, no? Il suo impegno civile, che era anche impegno politico. Quando morì mio zio Peppino, eravamo a Bologna e mio padre entrò sul palcoscenico e ci fu un applauso come questo, per ricordare lui, mio zio. E mio padre disse: sono rimasto solo io e mi vergogno di essere ancora vivo. Io invece in questo momento mi sento molto solo. La rosa rossa per chi è? Per Edoardo. E come mai? Perché il mondo sembra un po' più freddo, un po' più scuro quando muore un poeta. È morto Edoardo. Decine di morti in India per l'ondata di violenze seguita all'assassinio di Indira Gandhi. Tre iraniani fuggiti dalle carceri di Khomeini testimoniano il loro dramma. Edoardo è morto la notte scorsa a Roma. Aveva 84 anni. Blocco renale, dice il referto medico, e stato di grave deperimento generale. È morto alla Villa Stuart, clinica Villa Stuart a Monte Mario, dove era ricoverato da qualche giorno. Edoardo, un grande del teatro. Edoardo da 3 anni, senatore per nomina presidenziale, avendo con la sua arte illustrato l'Italia. Quando nel 1876 morì Antonio Petito, l'impresario del San Carlino se ne andava in giro gridando: «Non è morto un attore, è morto un teatro». Con Edoardo si spegne un secolo che era nato con lui e che l'aveva visto sempre presente nei momenti cruciali della vita del paese, nelle battaglie e nei lutti. Se lei non avesse fatto l'attore, cosa avrebbe voluto fare? Ma non ci posso neanche pensare, perché forse non sarei nato. Io verserò, tolte le spese di compagnie, perché la gente deve vivere,
verserò tutto quello che mi spetta per le rappresentazioni future che avrò in questo teatro, e non sono poche. I soldi, mi diceva Pertini, che stanno arrivando quattrini da tutte le parti, per il momento non servono a niente, bisognerebbe solamente depositarli, farli rendere, e al momento opportuno, quando si tratterà della ricostruzione, allora tirarli fuori, e beh, per mano di notaio naturalmente. Questi soldi devono essere contati uno per uno, perché io non posso sfacchinare senza ragione. Non so se mi spiego. Il terremoto, è vero, per certi che la pensano diversamente, sia diventato una specie di artrosi che debba fermare tutto e pensare solamente al terremoto. Ma questo potrebbe anche essere un male. Quale lavoro avrebbe rappresentato a Napoli, nella Napoli di questi giorni? Dobbiamo suggerirlo noi o... Ma io penso che l'unico lavoro sarebbe Napoli milionaria, ma quella attuale. Perché c'è ancora una nottata da passare. Scusi, le pare possibile recitare Napoli milionaria e dire da passare la nottata? Se c'è un napoletano che a quella battuta si mette a piangere, ma io me ne scappo dal ridere io. Perché questa nottata non passa mai. Edoardo De Filippo ha festeggiato lavorando i suoi 80 anni, di cui 75 dedicati al teatro. Tre atti unici al teatro di Via Manzoni, accolti dal pubblico in religioso silenzio, interrotto da risate e applausi nei momenti giusti. Nell'intervallo fra il primo e il secondo atto, i discorsi ufficiali, c'erano fra gli altri il sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, e quello di Milano, Carlo Tognoli, medaglie, targhe, regali. Parliamo del rapporto con i giovani. Edoardo tieni da qualche anno lezione all'Università di Roma, lezioni affollatissime, avvenimenti culturali che lasciano il segno. Che cosa trasmetti ai giovani? Perché accorrono così numerosi? Lezione di pratica, lezioni che verranno pubblicate dai Einaudi prossimamente, perché sono state registrate tutte le lezioni. Domande e risposte. Edoardo De Filippo, dottore in lettere. La laurea honoris causa gli è stata conferita nell'aula magna dell'Università di Roma. A me sembra giustificato il fatto che si dia a 80 anni, perché a 80 anni si può riflettere sulla soddisfazione che si è avuta e farne qualche cosa di utile di questa laurea. A 26, a 25... si può perdere anche la strada che può aprire un laureato. La giovinezza della vecchiaia è l'altruismo, è quello di dare, di non ricevere più. La gioventù della vecchiaia, che sarebbe poi la sintesi di quello che ha fatto l'uomo nella sua vita, che ha, come dicevamo prima, è vero, che ha eliminato, ha cominciato ad eliminare fino a diventare una sintesi di se stesso e dare agli altri invece di voler ricevere per forza. Basta, a un certo punto deve dare. Però c'è questo che il giovane deve prendere. Luca De Filippo ha costituito una sua compagnia teatrale e per il debutto ha scelto La donna immobile di Vincenzo Scarpetta. Una commedia che qualcosa come 60 anni fa segnò il sorgere della stella di suo padre, Edoardo, che allora recitava con Titina. Questa volta Edoardo è passato alla regia e l'operazione è stata interpretata un po' come una consegna. Per mio figlio, qui, sentirlo applaudito da voi, viene avanti. Ho deciso di fare una compagnia di... come dicete, provare l'emozione del capocomicato, i problemi, come e comunque anche le soddisfazioni. E ho chiesto a mio padre di farmi una regia, anche perché
ho un padre che fa il regista, quindi, e oltretutto è anche molto bravo. Mi pare che gli insegnamenti, è vero, non vengono dai vecchi maestri, ai vecchi professori. È raro, perché quando prendono un posto non lo vogliono lasciare più. Edoardo De Filippo è stato nominato da Pertini senatore a vita per altissimi meriti nel campo dell'arte e della letteratura. Egli succede allo scomparso Eugenio Montale. 15 mesi prima di morire, Edoardo visita i giovani dell'Istituto di Pena Minorile di Nisida. Lascia queste parole testamento. Sapete che cosa significa il punto di arrivo della vita di un uomo? Non significa la fama, la notorietà, la ricchezza, ma solamente la certezza di essere giunti al massimo, di poter serenamente cedere il posto agli altri. Io ho ceduto il mio posto a mio figlio Luca. Idealmente vorrei cederlo a tutti voi. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a me piacciono le responsabilità e non le ho mai rifiutate quando mi è sembrato giusto prendermene. E spero che quando ve lo chiederò mi darete una mano. Si tratta di migliaia di giovani e del loro futuro. È essenziale che un'assemblea come il Senato prenda a cuore la riparazione delle carenze dannose, posso dire catastrofiche, che da secoli coinvolgono quasi l'intero territorio dal sud al nord dell'Italia. Sono convinto che se si opera con energia, amore e fiducia in questi ragazzi, molto si può ottenere da loro. E c'è da fare, si può fare. Ne sono certo. Non parlo per il TG1, parlo per i ragazzi di Napoli, parlo per la mia gente, parlo per il mio paese e quindi TG1 mi serve solamente per divulgare quel poco che io dirò e quel poco che potrò fare per loro. E spero che ne facciano, non so come voglio dire, tesoro, ecco. De pretore Vincenzo s'arrangiava, campava a bonedio, come si dice, figlio di padre ignoto e senza amici, faceva un mariolo per campare. Marciava bene, come si dice l'inglese, a scarpa mocassino su misura, a camisa vestiva una pittura, a cravatta marrone di pois. Non se la faceva come faceva detto né con un'amica né con un parente, campava solo, non leggeva niente, ma o codice lo poteva declamare. San Giuseppe, una poca pensierosa, s'abbiai po' scalone a malincuore e se trovai in presenza di un signore con l'occhio in terra per non lo guardare. Giuseppe, cosa c'è? Caro maestro, fuori ci sta un mariuolo morto che si chiama Vincenzo De Pretore. Siccome mi sceglietto protettore, giustamente vuole essere staccato. Giuseppe, tu ti fossi ribambito un mariuolo e dici giustamente, ma tu ti sei stonato veramente, è la vecchiaia che ti fa parlare. Che c'entra? Perché voi non siete vecchio? Anzi, se ci pensate, in mezzo a noi il vecchiacone vero siete voi. Insomma, qui c'è onore e dignità. Da pretore rubava, sì signore. È morto ucciso per questa ragione. Si era fissato con la protezione, ma accendeva candele, lampe ad olio e caccia fa. Lo va a dire che non ne sa niente, che conta solamente il Padre Eterno e che se n'ha da scendere all'inferno perché la protezione non ci sta. Se voi volete fare questa figura, io no.
E sa che vi dico, resto servo devoto, amico, ma vi saluto e me ne va a cacca. Non vi fidate, e questo vi posso dire, quando uscirete di qua, perché voi uscirete certamente, io sono sicuro, voi non volete stare qua dentro, e il punto è quello di trovare un posto, quello che voi mi dite, anche piccolo posto di lavoro, lo potete trovare, ma non vi fate raccomandare da nessuno, perché le raccomandazioni stanno a sentire, poi lasciano il tempo che trovano. Ci sarà certamente chi vi dirà, ma chi te lo fa fare di lavorare? Tu si fessa, non dubbi che la da rubano. Ma come finiscono quelli che rubano? E accendi i tagli miei, voglio vedere se Eduardo si trova bene con il tipo taglio mio. Aspetta, vieni là. Sì, vedere se leggi tipo taglio mio. Ma sì. No, sì, aspetta i tagli. Per favore, via delle luci un attimo. Eduardo De Filippo e Carmelo Bene insieme per la pace al Palasport di Roma. A migliaia i giovani si sono dati appuntamento sotto la cupola di Pierluigi Nervi. Questa volta non si è trattato di un corteo o di una manifestazione di piazza come quelle che si sono andate moltiplicando nelle ultime settimane nelle principali capitali europee. Alle 5 della sera, se si escludono alcuni fischi per le autorità della provincia che hanno introdotto l'intrattenimento, c'è stato grande silenzio appena sono comparsi sulla scena il neosenatore Eduardo e l'irruente Carmelo. Se i miei impegni di lavoro me l'avessero consentito, avrei senz'altro preso parte a questa manifestazione di protesta. Dunque, io sono per natura e costituzionalmente e per ragionamento contro tutte le guerre, ma in particolare sono contro questa guerra del Vietnam, perché la ritengo inutile, spietata e dannosa pure per gli americani. Senta, qual è il suo parere su questa iniziativa, su questo incontro, cioè tra il mondo del lavoro e il teatro? A me mi è piaciuto molto questo teatro, in verità. Anche sì, De Filippo. Ma le è piaciuto di più perché c'era Eduardo oppure... No, anche se non c'era Eduardo mi è piaciuto anche il teatro e tutto. Mi piace molto a me. L'iniziativa è frutto di un accordo tra Little Cedar e la direzione del Teatro San Ferdinando e fa parte di un movimento più ampio che tende ad avvicinare, per la prima volta nel Sud, larghe masse di giovani e di lavoratori al teatro. L'esempio di Napoli verrà seguito in altri centri del Meridione. L'ultimo collaudo al Teatro San Ferdinando l'ha subito Eduardo. In sala, per l'anteprima, al posto dei consueti invitati, c'erano gli operai. Il collaudo ha avuto esito positivo. Ma perché presentare proprio l'anteprima agli operai? Una anteprima, una prima rappresentazione, è un banco di prova. E allora, questo pubblico per me è genuino, è un pubblico vero, è quello poi delle repliche, capisci? Ritiene cioè di poter avere da questo pubblico delle reazioni diverse, più autentiche, più reali? Ecco, precisamente, delle reazioni precise, delle reazioni che saranno quelle poi del prosieguo della commedia, delle repliche, come le ho detto prima. Il premio internazionale Antonio Feltrinelli 1972 di 20 milioni di lire è stato vinto per il teatro da Eduardo De Filippo. Il famoso scrittore e attore napoletano ha ricevuto il premio nel corso di una solenne cerimonia che si è svolta a Roma nella sede dell'Accademia dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica, Leone, del Presidente del Senato, Fanfani, e di alte cariche dello Stato, nonché dei rappresentanti più qualificati del mondo culturale. La televisione dovrebbe dipendere un poco pure da noi, dovrebbe dipendere dagli scrittori, dovrebbe dipendere dagli artisti, non dico dai comici, dai buffoni, ma dagli artisti, dai letterati, dalle persone qualificate. Non li toccate quei 18 sassi che fanno aiuola con a capo issata la spalliera di Cristo. I fiori, sì, quando saranno secchi quelli toglieteli, ma la spalliera, povera e sovrana, e quei 18 irregolari sassi messi a difesa di una voce altissima, non li togliete più. Penserà il vento a levigarli, per addolcirne gli angoli pungenti. Penserà il sole a renderli cocenti, arroventati come il suo pensiero. Cadrà la pioggia e li farà lucenti, come la luce delle sue parole.
penserà la spalliera a darci ancora la fede e la speranza in Cristo povero. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo. So distinguere morti da morti e vivi da vivi. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo. Ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. E forse non diciamo niente più, non c'è più bisogno di dire altro. Posso dirvi solamente che ho piacere di essere stato bene, perché posso ancora rimanere un poco con voi. E posso dirvi che se io fossi rimasto minorato, mi sarei allontanato dal teatro immediatamente, perché per nessuna ragione lo spettacolo, secondo il mio avviso, nei confronti del pubblico deve soffrire. Lo spettacolo, o ve lo devo dare come sempre ve l'ho dato, o se no ci dobbiamo dire addio. Ma un attimo prima dell'anestesia, che è stato formidabile, veramente un fatto affascinante, le devo dire. Affascinante? Sì, veramente affascinante, perché si perde completamente la coscienza da un attimo all'altro e si passa in una specie di beatitudine, ma un attimo prima io ho fatto tutto questo consuntivo della mia vita. Le devo dire la verità, che non ho trovato nulla che potesse darmi rimprovero o dispiacere o potesse dare a me stesso la possibilità di farmi un rimprovero. Wasserman? Sì. Urine? Sì. Glicemia? Sì. Azotemia? Sì. Gli esami non finiscono mai. Sarebbe stata l'ultima commedia di una produzione nata 50 anni prima ed esplosa alla fine del secondo conflitto mondiale. Lui le fece! Le analisi, professore! Quel poco che ho già fatto nelle mie commedie, le quali, anche se non sono dei capolavori, anche se forse non mi sopravviveranno, hanno però il merito di avere sempre trattato i problemi della società in cui ho vissuto e vivo. Non c'è stata commedia scritta da me che non abbia riflettuto aspetti della realtà sociale italiana. Ho trattato vari problemi del nostro paese, molti dei quali ancora oggi irrisolti. Il degrado della città, il degrado del comportamento umano, la corruzione, la mancanza di solidarietà umana, il non rispetto della legge. Chiedetemi sul segafè, Mo s'ha da aspettare, mo dobbiamo aspettare. Ha da passare la nottata. Quella battuta, secondo me, è una espressione di volontà, è la determinazione di Edoardo a dire: La nottata la dobbiamo far passare tutti quanti noi.
Ma te la guerra? La guerra, tutti i quattro quarti del mondo, stati monarchici, repubblicani, sovietici, non hanno potuto esimersi. Perfino le più piccole repubbliche, la Svizzera, il Principato di Monaco, San Marino. Pure San Marino? San Marino, il piccolo paese. La Repubblica. Ci sono state delle alleanze. La guerra. Noi con chi siamo? Con i tedeschi un'altra volta, non credo. No. Con nessuno. Con, con nessuno. E con chi? E con nessuno. Ma te, con nessuno. La persona di cui non ti posso fare il nome mi ha spiegato bene la situazione. Ma andiamo solo, che facciamo? Il piano è stato elaborato per 2 anni e adesso lo mettono in pratica. In altri termini, è il mondo, hai capito, che dichiara la guerra. A chi? A se stesso. Erano 3 dopo la mezzanotte. Per la strada camminavo io sola. Era la prima volta. E che faccio? A chi lo dico? Con chi mi confido? Sentivo le voci delle compagne mie. Che aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco una levatrice molto brava. Camminando, mi trovai nel vicolo mio davanti all'altarina della Madonna delle Rose. Che già fa? Tu sai tutto. Tu sai pure perché mi trovo in peccato. Che faccio? Rispondi! E figli sono figli. Mi gelai. Rimasi ferma così. Forse se mi giravo avrei visto e capito da dove veniva quella voce. Forse dal vicolo appresso, da un balcone aperto, da una finestra. Ma io dicevo perché proprio a questo momento. Ma che ne sa la gente dei fatti miei? È stata lei allora. È stata la Madonna. Si è vista affrontata tu per tu e mi ha voluto parlare. Ma allora la Madonna per parlare si serve di noi. E quando mi hanno detto ti togli il pensiero è stata pure lei che me l'ha detto per mettermi alla prova. Non so se fu io o la Madonna delle Rose che in quel momento abbassò la testa così. E i figli sono figli. E giurare. Questa Filumena Marturano è una commedia in senso estetico ripugnante. La famosa abilità dell'autore non riesce a nascondere il trucco. Elevato a norma l'arbitrio, l'autore tenta di gabellare per umana una vicenda che è tutta, dall'avvio assurdamente pulcinellesco al finale violentemente costretto, una successione di pretesti palesi, di gherminelle scoperte, commedia insopportabile. Dove gli espedienti abbondano e le passioni sono al servizio di un effettismo indiscreto. Manca la logica, manca l'armonia, manca la grazia. Una pena. Si ha l'impressione di assistere per via della teatralità a un modestissimo borseggio in tram. Un magnifico successo. Alla fine il delirio, ma la commedia è brutta. Eugenio Ferdinando Palmieri, Il Tempo, edizione di Milano, 15 aprile 1947. Filomè, ti ricordi quando mi dicesti non giurare? E io non giurai. E allora l'elemosina io te la posso chiedere. Filomè, te la chiedo incirocchiata, baciandoti le mani, il vestito. Ma tu mi devi dire chi è mio figlio. Lo schiattino, come ti ne chiederi, Filomena Marturano. In testa per l'affluenza di pubblico nell'attuale stagione teatrale in Grecia è Filumena Marturano di Edoardo De Filippo. Je vous parle. Je suis un honnête homme. Et je n'ai pas le courage de vous tromper. Non accade tutti i giorni che alcuni fra i migliori attori del teatro inglese incarnino ed in maniera magistrale per giunta gli indimenticabili personaggi napoletani del teatro di Edoardo De Filippo parlando nella lingua di Shakespeare. Ma what are you done, Domenico? It isn't me that tortures you, you bring this torture on yourself. Suponte que te digo, este es tu hijo. ¿Qué harás? Le besarás, le abrazarás, querrás tenerlo siempre contigo y decidirás su futuro. Y buscarás la forma de darle más dinero que a los otros. Me ocuparé también de los otros. Bueno, y pensándolo bien, ¿por qué no decírtelo? Nel febbraio del 1948 Edoardo stipula la compravendita per il Teatro San Ferdinando. Il San Ferdinando era un teatro settecentesco che era stato praticamente quasi raso al suolo dalle bombe sia americane che tedesche. Quindi Edoardo compra delle macerie. Era
Lui vuole creare un'impresa, vuole da un lato salvaguardare la memoria di un teatro che altrimenti sarebbe andato distrutto e quindi per esempio fa ricostruire la facciata settecentesca. All'interno il teatro è un teatro moderno fatto nel rispetto dell'attore, del pubblico e del tecnico. Chi o tempo passa a chi man ricorda. Inoltre vuole costruire una scuola per attori, per tecnici, per formare i quadri del teatro, organizzatori, amministratori. Vuole creare un archivio, una sartoria ed un ristorante. Edoardo verrà anche accusato di voler costruire un monumento alla sua arte, a se stesso. In realtà non ne aveva assolutamente bisogno. Come dirà in una lettera al ministro Tupini del 59, una lettera che verrà pubblicata su Paese Sera, potevo comprare ville, yacht, e invece ho fatto in modo di ricostruire un teatro. Il teatro italiano, uscito in brandelli dal ventennio fascista, aveva urgente necessità di cure e soprattutto di respiro. Era ed è un patrimonio della nazione come le pinacoteche, i monumenti. E lo Stato repubblicano e democratico non poteva rifiutare il suo intervento. Onorevole ministro, io non sto parlando di me e del mio teatro. Un pubblico in qualsiasi città o villaggio dell'Italia, oltre che come autore in molte città del mondo, io l'ho conservato. Il pubblico va a teatro per divertirsi, per disimpegnarsi da tutte le preoccupazioni di carattere privato e professionale e non per impegnarsi in un mare di allegorie, di simbolismi. Ma il pubblico è maturo, vuole il suo autore, quello che gli racconta i fatti di casa sua e che gli fa riconoscere se stesso tra i personaggi della commedia. Ma ci sono forze politiche che tendono invece a fare in modo che la città resti nello status precedente. Su quella sedia dove ho avuto l'onore di sedere io, uno alla volta verranno a prendere posto il medico condotto, la maestra comunale, il parroco. Perché? Ha qualche cosa in contrario? No. Se su quella sedia, uno alla volta, in sostituzione di quei signori, venissero a prendere posto i miei attori... Campese, il primo saltimbanco, Guitto, suo collega, che ha il coraggio di mettere piede nel mio ufficio, io lo faccio arrestare. Come farebbe a riconoscerlo? Noi sappiamo fingere alla perfezione, diventiamo alti, bassi, magri, alteriamo le voci, abbiamo salvato la cassetta dei trucchi e non siamo più gli strioni di un tempo che improvvisavano la commedia dell'arte, ma sappiamo recitare con arte la commedia. E va bene, li mandi pure questi suoi personaggi in cerca d'autore, troveranno una buona accoglienza. Pirandello non c'entra, eccellenza, noi non abbiamo trattato il problema dell'essere e del parere. Se mi deciderò a mandare i miei attori qua, lo farò al solo scopo di stabilire se il teatro svolge una funzione utile al proprio paese o no. Non saranno personaggi in cerca di autori, saranno attori in cerca di autorità. Importante la notizia relativa al fatto di De Filippo che dovrebbe dirigere lui la Stabile. De Filippo certo è un maestro sia come commediografo sia come capacità di capire ciò che vuole un pubblico. E speriamo che De Filippo compi questo miracolo. Ma secondo me, se volessi ascoltare la voce del mio istinto, sono molto diffidente. Un solo timore mi permetterei di esprimere, cioè non, naturalmente questo non vuole ipotecare affatto né il lavoro di De Filippo né quello che sarà il lavoro della Stabile napoletana. Cioè non incorrere nel pericolo di dare eccessivo o esclusivo valore al repertorio napoletano. Dice un proverbio inglese, prima di dire se la torta è buona, assaggiala. Edoardo e Paolo Grassi si conoscono da tempo, dalla fine degli anni 30. Hanno lavorato insieme già col Pulcinella ad Altavilla nel 58, portato anche a Parigi. Nel 64 ritornano con un progetto che è la Società Teatrale Napoletana, un incontro tra Piccolo Teatro e San Ferdinando, non solo a livello culturale ma anche a livello amministrativo. La riapertura del Teatro San Ferdinando di Napoli significa anche un altro importante evento, cioè la nascita di un ponte teatrale tra il nord e il sud. Non è così, Grassi? Effettivamente è così, direi che è abbastanza sintomatico che questo ponte Napoli-Milano
si realizzi nel momento in cui l'autostrada del sole lega Milano a Napoli direttamente. Ecco perché ai tre spettacoli con cui Edoardo riapre il 3 o 4 novembre, come lui ha detto, il San Ferdinando, seguiranno le Baruffe e Chiozzotti di Goldoni nell'interpretazione del Piccolo Teatro di Milano per la regia di Strehler, e noi ci auguriamo successivamente, Edoardo ed io, di poter ospitare i migliori teatri stabili italiani, non più per delle brevi presenze, le chiamo brevi presenze educatamente, ma per delle lunghe stagioni, come si conviene a una grande città come Napoli. Non vuole donare un teatro alla città, vuole che la città abbia una sua impresa, una porta aperta sull'Europa mediterranea culturale. Feci la domanda al Banco di Napoli per ottenere un mutuo ipotecario, ma me la respinsero, dicendo che il Banco di Napoli concede mutui ipotecari solo per opere di pubblica utilità. Allora scrissi all'onorevole Andreotti presso la direzione del teatro. La prego, onorevole, di informarsi se è vero che lei ed io siamo inutili. Se è così che ci stiamo a fare, meglio andarsene. E l'onorevole Andreotti si informò. Il Banco di Napoli confermò. Allora dal teatro passai al cinema. Il cinematografo non ha niente a che vedere col teatro. Proprio niente, non dà neanche soddisfazione. Dà solamente la futura vergogna. La futura vergogna che gli attori, io compreso, non possiamo cancellare, perché in epoca futura certi film faranno ridere invece che piangere. Faranno pietà invece di dare il pieno assenso. L'attore quando muore deve morire, basta. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, le miserie della signora Vecchia. Remember somewhere. Il 3 gennaio 1954 la RAI inaugura la programmazione televisiva e comincia a trasmettere dal programma nazionale. In Italia si parlava di televisione, anzi come si diceva allora di radiovisione, fin dagli anni 30, quando negli Stati Uniti erano cominciati i primi esperimenti di trasmissione del segnale. Dunque tocca a me l'onore di iniziare il ciclo degli spettacoli trasmessi per la televisione a Napoli. E permettete che prima di tutto io mandi un saluto ai napoletani che in questo momento mi stanno vedendo e ascoltando e da questo teatro dove nel lontano 1934-35 io debuttai con la mia prima compagnia. Misero un grandissimo schermo nella Galleria di Napoli, che si riempì da tutti i quattro lati proprio della galleria, che come la Galleria di Milano c'ha quattro lati di entrate e di uscite, per vedere questa Miseria e Nobiltà che noi in quel momento stavamo appunto recitando a questo, in questo teatro, l'Odeon, dove aveva un successo strepitoso e dove debuttò Luca. Luca ha 7 anni. Gli sono caduti tutti i denti. Fai vedere. Dunque, ha difficoltà nel pronunziare certe parole, però lui si fermerà e la ripeterà. È vero, Luca? Sì. Sì. Dunque, signori, io vi ringrazio di questo battesimo che voi darete a mio figlio, specialmente per questo fatto. Se noi, è vero, tutti gli attori dialettali ci siamo cimentati in questa particina, è vero, abbiamo avuto pure un piccolo handicap, quello di recitare in piccoli teatri, magari popolari. Lui recita all'Odeon di Milano e poi si giova di un mezzo di diffusione modernissimo che è la televisione. È proprio la nuova generazione che comincia, è la nuova generazione che ha diritto. Luca,
Tu sei fortunato, figlio mio. Quattro cuscini, un pazzo per te, sei una cassarolera. Ho vestito per durare un minuto. Beh, che lo fa? Ma nel cotto lì, e senza per te. Piano, io ho vestito durare. Ho vestito durare un minuto. E lui fa. Capo. Gente, che c'è stata a casa del ballo? Più grossa la bontà. Più grossa è la bontà, più grossa sarà la vita. Buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. È scomparetta. Ma cosa? Io ritengo Edoardo Scarpetta un riformatore del teatro napoletano e che con lui abbia avuto inizio un filone importantissimo che va da lui stesso, che si riallacciava al teatro del San Carlino, al genere del San Carlino, rivisto e corretto da lui per la riforma, che va da lui a Viviani a De Filippo. Non pensi che Edoardo Scarpetta mi abbia trasmesso questo attraverso una regione di sangue? No. Attraverso l'ammirazione che io ho avuto per quest'uomo, attraverso l'ammirazione e l'affetto che mi ha legato a questo genere di repertorio, che ha dato vita a un filone che non è finito ancora, che continua ancora. Quelli che diciamo vivono in una visione prettamente rivoluzionaria, cioè sono dei marchesisti puri, l'accusano di essere un genere troppo pessimista, no? Nelle sue opere in genere finisce sempre male, sì. Ed è, diciamo, a Napoli lui dice un buon destino, cioè lei crede troppo nel destino. Me lo riporto per avere una risposta mia. No, io non gliela posso dare perché non ci sono. Lei dice che non la pensa così, non ne parliamo più. Gli anni delle rivolte studentesche erano anche gli anni delle neoavanguardie. Il recupero della tradizione sembrava un'operazione reazionaria. In realtà nella riproposta di Scarpetta e Petito c'è anche la ricerca di una lingua fisica immediata, quella purissima lingua teatrale che Pasolini attribuiva a Edoardo. La funzione del teatro deve essere proprio quella, ed è stata sempre quella, specialmente nel teatro dialettale. Il teatro dialettale, quello con la D maiuscola, noi possiamo parlare persino dal Ruzzante, e prima ancora del Ruzzante, fino a Goldoni, posso dire, è stato sempre un teatro di denunzia. Questo è un fatto nuovo. Oggi noi diciamo teatro di dibattito, il teatro di denunzia, il teatro impegnato, ma il teatro dialettale è stato sempre impegnato a indicare al pubblico certe manchevolezze, ad indicare certe amarezze, certe angustie che ci circondano, e trovare il modo per risolverle e per convivere meglio. Sentite, io credo che non ci sia nessun dialetto capace come quello napoletano di poter esprimere qualunque sensazione e stato d'animo. Frocole Atenne. Come se il mondo si frantumasse in minutissime scaglie di mica, come se un'enorme torta a mille foglie sparpagliasse felice le sue squame profumate alla vaniglia sulla tela di Penelope. La parola ha in se stessa una miracolosa scala musicale, ricca di semitoni, di bemolli. Frocole Atenne. Lascia che il mondo caschi e non te ne dare per inteso. Iso pazzo po' dialetto nostro. Mio padre è stato a Parigi in occasione dell'esposizione universale nel 1900 con me e mio fratello Vincenzino. Mi rivedo con mamma, papà e mio fratello a passeggio per i boulevard e davanti agli occhi ho la visione come in una stampa d'epoca. Ricordo che durante la nostra prima passeggiata prendemmo posto intorno a un tavolo davanti a uno di quei grandi caffè e muti e stupefatti osservavamo la teoria interminabile di persone e di tipi che si svolgeva davanti a noi come in una carrellata cinematografica. Mio fratello Vincenzo andava scorazzando per Parigi in compagnia di Eugénie Fougère.
La mamma rimaneva a casa a preparare la cena e io e papà uscivamo girando per teatri e caffè. Io sono nato o 1900 e tengo nanna. Tu sei del 78 e nanna tiene. Quello che dice sono arrivato a 100, tiene nanna purissimo. O calendario non lo dà dritto. O calendario è nato scucciatore che volontariamente ci accattammo noi stessi e ci piazzammo vicino a un muro religiosamente. Sono nato a Napoli il 24 maggio 1900, dall'unione del più grande attore, autore, regista e capocomico napoletano di quell'epoca, Edoardo Scarpetta, con Luisa De Filippo, nubile. Quando a 11 anni seppi che ero figlio di padre ignoto, per me fu un grosso shock. La curiosità morbosa della gente intorno a me non mi aiutò certo a raggiungere un equilibrio emotivo e mentale. Così, se da una parte ero orgoglioso di mio padre, della cui compagnia ero entrato a far parte, sia pure saltuariamente, fin dall'età di 4 anni, mi sentivo respinto e messo in ridicolo, solo perché diverso. Edoardo De Filippo parlava di suo padre, Edoardo Scarpetta, come uno dei più grandi attori, commediografi, uomini di teatro a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Edoardo Scarpetta non era famoso soltanto a Napoli, ma faceva il tutto esaurito a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna. Il suo teatro parlava a quella società che si andava formando tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Era di grande popolarità e si faceva a gara per assistere alle sue rappresentazioni. E spesso, senza farsi annunciare, arrivavano principi, arrivava addirittura il re. A quell'epoca risale anche la costruzione del palazzo a via Vittoria Colonna. Guardate fino a che punto la passione per la sua arte gli faceva vedere teatro dappertutto. Nel salone da pranzo, così fece affrescare il soffitto, con una tavolata di maschere d'ogni regione d'Italia, invitate da Sciosciamucca per festeggiare il suo ingresso di maschera tra le maschere. Il 3 dicembre del 1904, proprio in questo meraviglioso teatro, nel Teatro Mercadante di Napoli, Scarpetta decide di mettere in scena la parodia della figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio, con il titolo Il figlio di Iorio. Beh, mal gliene incolse, perché quella messa in scena, quella parodia, sviluppò, gli procurò una serie di enormi fastidi giuridici e anche di relazioni con l'ambiente intellettuale di quel tempo. Causa Scarpetta D'Annunzio, che è una causa molto importante in tema di diritto d'autore, termina con l'assoluzione completa di Edoardo Scarpetta nel 1908 e che però diventa per Edoardo Scarpetta una frattura così profonda da indurlo di lì ad un anno, più o meno nel 1909, ormai ad abbandonare le scene, a smetterla con l'arte del palcoscenico e a dedicarsi invece alla scrittura insieme a un altro grande erede, suo figlio Vincenzino Scarpetta, che in realtà è stato il vero maestro di Edoardo De Filippo, perché con Vincenzino Scarpetta Edoardo De Filippo ha mosso i primi passi in palcoscenico.
Nessuno ricorda Edoardo da ragazzo. Sono immagini rovinate dal tempo, ma inedite ed emozionanti. Il protagonista è Vincenzo Scarpetta, sì, quello con il capì bianco, figlio del capostipite e vero maestro e capocomico dei Tre De Filippo. Edoardo è il soldatino che si alza dal tavolo. Il 1904, tra l'altro, ci fa riflettere su una data strategica importante, perché il 1904 è l'anno della parodia del figlio di Orio di Scarpetta, ma è anche l'anno del debutto al Teatro Valle di Edoardo De Filippo, che viene portato in scena vestito da giapponesino in un testo del padre, che è La Geisha. Mio padre non era mica una persona molto dolce di sale, come diciamo a Napoli. Mio padre mi legava su una sedia e mi faceva scrivere 2 ore al giorno, copiando le commedie degli altri, copiando le commedie sue. Mi ero talmente stufato di copiare le commedie sue che quando le ho cominciate a recitare mi veniva il vomito. Non ne potevo più, però io ringrazio questo padre mio che mi ha messo la penna in mano, mi ha fatto studiare, mi ha fatto andare avanti. Piano piano, ognuno può fare la sua strada. Nella tradizione teatrale napoletana la parodia è centrale. Fino all'esplosione al Teatro San Carlino, incarnata dalla figura della maschera di Pulcinella, nel teatro di Antonio Petito, che della parodia fa uno standard. Qui si radunavano, si riunivano gli attori tra uno spettacolo e l'altro, o non so, durante la pausa di una prova, si riunivano, si raccontavano il fatto della commedia che avrebbero dovuto recitare in avvenire, non so, mangiavano qualche cosa, fra uno spettacolo e l'altro, specialmente le gazzose che in quell'epoca si usavano moltissimo, le pizze, qualche quarto di vino, castagne d'inverno, eccetera. In un paesello vicino Caserta, vicino Napoli, c'era un circo equestre e arrivò proprio quando noi stavamo dando delle rappresentazioni con una piccola compagnia. Tutti correre al circo equestre e il teatro nostro era vuoto, non c'era un'anima la sera. E allora là si trattava di pagnotta, di pane, si trattava di vivere, di vita e di morte. Tu ne parli proprio come uno che ha vissuto quell'esperienza. Ma io l'ho fatta questa vita, io l'ho fatta. Io ho una compagnia sulle spalle, dobbiamo vivere. Allora il sindaco si mise in mezzo, chiamò il capo del circo e disse: dice, l'incasso lo dovete dividere con il scattore. In quegli anni Edoardo e Totò si trovarono a recitare a Palermo. Poi Edoardo si ammalò, non è vero? Sì. Mi faceva le pezzole di lana col ferro. Poi infuocava i ferri, poi veniva, poi me le metteva sulle braccia, che erano una maglia mia tagliata, che si poteva calzare perché non mi potevo muovere dai dolori. Capisci? In quell'epoca avevo 20 anni. E Totò veniva tutti i giorni? Veniva tutti i giorni e dopo lo spettacolo veniva ancora ad assistermi. E sai perché io ho questa voce un poco velata, un poco afona, diciamo, che poi è un poco la caratteristica della mia recitazione? Perché proprio al Rossini, in un camerino scavato nella montagna, quindi umido, io avevo le mie camicie, i miei vestiti per cambiarmi e ero costretto fra 2 o 3 spettacoli mettere sempre addosso dei panni bagnati e quindi mi andò via la voce. Sì, questa piccola foto. Avevo un'altra voce prima. Beh, senza superbi ti posso dire che allora da giovane potevo cantare pure da soprano perché avevo una voce squillante. Questo era ammaestramento, questo significava esperienza, significava sacrificio, significava abnegazione, significava amicizia, significava relazione, significava amoreggiare con una ragazza in compagnia, dividere il pane con questa, non, viaggiare insieme, camminare a piedi, significava amare l'arte. Questa è la verità.
Intanto il calendario si riazzera e Sciascia Mocca indossa la camicia nera. Fino al primo atto venne l'impresaria, si chiamava Chiarella, venne in camerino mio e mi dice: Edoardo, tu devi entrare adesso fuori al sipario, devi dire qualche cosa, è stata proclamata la fondazione dell'impero. Proclamazione. Dici qualche cosa al pubblico, qualche cosa. Va bene, la commedia è in due atti. Era finito il primo atto. Dico, all'inizio del secondo, prima che iniziasse, io mi presentai al pubblico e dico: l'impresario Chiarella è venuto a dirmi una cosa meravigliosa, questa commedia è fortunata. È cominciata in un regno e finisce in un impero. Ditegli sempre di sì. Cangelio, non c'è che lui, non c'è che lui. Paradentista. Cangelio, non c'è che lui, non c'è che lui. Che dentista, che bella cosa. E Peppino a un certo punto fa: Duce, Duce, Duce. Edoardo, a me. Io potevo spremere in danno un bicchiere d'acqua, quando si preme il milnone si strizza forte. Al che piglia Edoardo, si alza e prende la sedia. È stato un brutto momento. Mamma mia, che miracolo! Questo era il punto che poi ci portò allo scioglimento della compagnia dei Tre De Filippo, perché Peppino era eminentemente comico. Io non avevo questa natura, io avevo una natura di attore che portava in teatro, in scena, la realtà. Erano discussioni generate soprattutto da un modo diverso di vedere il teatro. Peppino lo vedeva in un modo, Edoardo in un altro. Avevano ragione tutti e due. Ma in fondo la verità è questa, che si volevano un gran bene, un gran bene. Quando nell'ottobre del 1932 debuttammo al Teatro San Nazaro, Edoardo, Peppino ed io, il nostro fu un successo indiscusso, completo. Molte cose si scrissero allora sulla nostra maniera di recitare, sulla mimica di Peppino, sulle pause di Edoardo, sulla sensibilità di Titina. Ma poche parole pronunciò l'illustre critico Renato Simoni al Savini la sera del nostro debutto a Milano. Poche parole, ma ebbero per me il significato di una strana sentenza ed ebbi netta l'impressione che sarebbero state lo slogan persecutore di tutta la nostra vita di palcoscenico. Non vi dovete dividere più, ragazzi, il vostro è un successo di blocco. Pensai subito, con terrore, che troppo stretta per dei miseri mortali, la guaina d'acciaio che la critica, d'accordo col pubblico, preparava ad appiccicarci sulla pelle, ci avrebbe fatalmente procurato con gli anni un'insopportabile mancanza di respiro, una terribile inibizione dei nostri movimenti più naturali, una completa soppressione della libertà. Ma era tardi. La fatale rete l'avevamo già addosso e nessuno avrebbe pensato a liberarcene.
Io ho visto i De Filippo a Roma, intorno al 1937, un 21 aprile. Lo ricordo perché la città era invasa da cerimonie fasciste. Cortei, bandiere, camicie nere dappertutto, fanfare. Tutta la manifestazione roboante del mito guerriero romano e italiano, attraverso una solenne scenografia marziale. Il pomeriggio di quel giorno andai all'Argentina e vidi per la prima volta i De Filippo, che raccontavano di un'altra Italia. Un'Italia abissalmente lontana da quella che stava immediatamente fuori del teatro. Nella platea c'era moltissima gente in divisa, probabilmente non mancavano i gerarchi. E questo pubblico, che fino ad un momento prima aveva marciato con passo così guerriero, tutto vibrante di canti bellici, tutto compreso nel suo glorioso destino, ora se ne stava lì a guardare un interno miserabile, a contemplare dei personaggi incredibili, gonfi di follia, di egoismo, di alienazione, intrisi di miseria e di malattia. A Napoli la prima compagnia che feci nel 31 con i miei fratelli fu il pubblico che indicò ai giornalisti il teatro che facevamo noi, ma se fosse stato per i giornalisti non, fu proprio il pubblico che ebbe il primato di questa scoperta. Io restai a Napoli per 3 anni, 4 anni, fisso. E poi dopo passammo in Alta Italia e adesso quanti anni sono, neanche li conto più. Cioè. Senti, ci sono due poltrone, due strapuntini, due... Sentami. Voi avete fatto la fila per venire a vedere Eduardo? No. Qualcuno di voi l'ha fatta? Qualcuno no, per voi? Vie traverse. Per siamo vie traverse. Tutti raccomandate. Ecco, perché senza raccomandazioni non si è riesce... È molto difficile. No, comunque dei nostri amici non sono riusciti a prendere, sono venuti alle 5 di mattina. Io ho conosciuto Pirandello a Napoli, quando eravamo in tre, quando eravamo i fratelli uniti. E lo portò a teatro il critico teatrale del Mattino, Achille Vesce. E lui volle venire in palcoscenico a complimentarsi per questa commedia, per questo insieme di questi attori che a lui piacque moltissimo. E fui io a proporgli, dico, ma perché non fa una commedia su di noi, tratta da quella famosa novella sua, L'abito nuovo. E lui mi disse, facciamole insieme. Posso dire questa impressione. Uscivo di casa, dalla casa di Luigi Pirandello, come un collega. L'indomani io tornavo e mi batteva il cuore. Ogni volta che io suonavo quel campanello, suonavo il campanello della casa del maestro. Ne uscivo da collega. Nacque subito una collaborazione che sarebbe andata avanti se non ci fossimo lasciati così presto. E per colpa sua, non mia, fortunatamente. Eccomi qua. Esposto ai comandi della signora. Caro Ciampa, voi siete sempre esposto. Già, tante volte come Cristo alla colonna, ma se non sbaglio, esposto ai comandi, oltre ad essere un termine di buona educazione, qua è pure un mio dovere. Non vedevo l'ora di diventare vecchio. Come mai? Perché siccome facevo i ruoli di uomo anziano, vecchio, anche quando avevo 20 anni, mi truccavo, capisci? Mi truccavo. Quindi ero costretto ad andare in camerino un'ora prima per truccarmi. Dico, non vedo l'ora di diventare vecchio, così non avrò bisogno di truccarmi più. Io piglio questo colombo, basta. Io piglio questo colombo e lo schiaffo in faccia. Te lo vado a chiudere in una gabbia. Se sempre lo volete far fare questo giorno, che mi volete capire, Sempre lo volete far fare questa schifezza di giorno. Te lo vado a chiudere in una gabbia. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli e non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più grosso, più importante che io ho avuto
dalla natura. Si dice che nella vita dell'uomo c'è un punto di partenza ed un punto di arrivo, di solito riferiti all'inizio ed alla fine di una carriera. Io invece sono convinto del contrario. Il punto di arrivo dell'uomo è il suo arrivo nel mondo, la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte, che oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani. Perciò a me la morte mi incuriosisce, mi sgomenta, ma non mi fa paura, perché la considero la fine di un ciclo, il mio ciclo, che però darà vita ad altri cicli legati al mio. Soltanto così, anche se non crediamo in un Dio al di fuori di noi, possiamo sperare nell'immortalità. Un'immortalità umana, quindi limitata, ma all'uomo è stato concesso il dono di sognare, che non è piccola cosa. Dunque, questi miliardi di punti di partenza che miliardi di esseri umani morendo lasciano sulla Terra sono la vita che continua. La vita che continua è la tradizione. Naturalmente, se si resta ancorati al passato, la vita che continua diventa vita che si ferma, e cioè morte. Ma se ci serviamo della tradizione come d'un trampolino, è ovvio che salteremo assai più in alto che se partissimo da terra. L'ho fatto pure il cinematografo, l'ho fatto per bisogno, l'ho fatto perché mi servivano i quattrini, ma non l'ho fatto per piacere. Solo il teatro è quello che mi ha dato gioia, sempre. Mi ha dato contatto con il pubblico, mi ha dato possibilità di parlare, mi ha dato possibilità di cambiare, di evadere. Insomma, per me è passato la vita in un attimo, meno male. Cosa è il teatro? Una volta Edoardo rispose: lo sforzo disperato che l'uomo fa nel tentativo di dare un senso alla propria vita, questo è teatro. Io ho sempre ritenuto la terra, il mondo, una sala d'aspetto. Immaginate la sala d'aspetto dell'Ottocento. Una sala d'aspetto in casa di un dentista, dove arrivano dei clienti con il mal di denti, che è la cosa più noiosa della vita, insomma, è una cosa noiosa, il dolore più fastidioso, noioso, non ti fa dormire, si perde la salute, il tempo. E stare in una sala d'aspetto dell'Ottocento. Dei primi dell'Ottocento, dei primi del Novecento. C'erano mille distrazioni. Signore, mancano 15 minuti. 15 minuti. Aspettavo che cosa? Di andarsi a cavare un dente o un molare. Noi ci dobbiamo distrarre in un modo per tirarci questo dente definitivo. Mi spiego? Quindi una cosa la dobbiamo fare, non possiamo stare senza far niente. E questo dono che noi abbiamo avuto di avere capito questo, signori miei, ha fatto nascere Michelangelo. Ha fatto nascere i grandi pittori, Picasso, pure ai giorni nostri, si sono messi lì e poi sono diventati Morandi, sono diventati, insomma, che hanno avuto delle soddisfazioni, poi se ne vanno all'altro mondo e ti saluti e viene la nuova generazione, il punto d'arrivo e il punto di partenza. 5 minuti, 5 minuti, chiedi scena. L'incantesima mia sungo fornuta, che lo poco da forza gamma umana è proprio della mia, non solamente poca, ma porzina debole assai. Mona, da voi dipende se ha già da rimanere a cano confinata
imbarcaremo per Napoli. Ma datasi che hai riavuto la ducata mia e che all'usurpatore la mano dello perdono l'hai aizzata, non mi facete l'obbligo con la magia vostra a restare sperduto in coppa st'isola Sulagna. Datemi la libertà delle legame mie con lo segnale degli sbattimane, con ma consenzio favorevole allo giuricio mio, sempre sottoponuto allo giuricio vostro, fiato gentile e necessario per gonfiare le vele mie, casi non fallisce lo progetto mio che era quello di farvi divertire. Ma mancano gli spiriti obbedienti, l'arte mia d'incantatore, la fine mia sarria disperazione, se non mi aiuta una preghiera all'uvera convincente da persuadere la misericordia in persona a perdonarmi tutte le colpe mie. Come a voi piace d'essere condonate dalle peccate, a cussina vi piacesse con indulgenza liberare mene.